Lebolitana è uscita sconfitta ieri dal match in casa contro il Troina. 10 minuti di gioco, nessun tiro in porta tra Lebolitana e Troina. Le due squadre si studiano, la posta in gioco è altissima per entrambe. I padroni di casa devono assolutamente fare i punti per cercare di restare aggrappati alla salvezza diretta. Il Troina invece, per non perdere quota dai vertici della classifica, dopo aver perso il primato. Ecco la cronaca. La prima grande occasione della gara è sui piedi di Vasquez, che dopo 14 minuti aggancia in area piccola, ma lascia partire un tiro che termina di poco alto sulla traversa. Occasionissima per Diop al 22esimo, tutto solo davanti a Lombardo, colpisce centralmente con il portiere Bolitano che si supera e devia il pallone. Dagli sviluppi di un angolo dopo 24 minuti di gioco, Lombardo, sorpreso dal vento forte su calcio di punizione di Adeyemo, smanaccia male e serve davanti alla porta Toninetti che insacca per il gol del vantaggio. Lebolitana accusa il colpo e non reagisce. A 11 minuti dalla ripresa, Stoia si invola verso la porta e Alves da Silva lo trattiene. Per l'arbitro Loffredo è rosso diretto. Al 12esimo tira la punizione Munard, che non lascia scampo a Van Brassel. Grande gol di Munard. Il Troina trova il gol in 10 uomini grazie a un gran tiro da fuori area di Vasquez. Azione viziata probabilmente da un fuorigioco non fischiato. Poi, dopo il gol, reazione di Mister Pepe ed espulsione. Scalzone al 43esimo in fuorigioco di testa stava per insaccare, ma appunto viene fermato dalla terna arbitrale. A fine gara al 45esimo ancora Vasquez da fuori area, stessa zolla di terreno questa volta a diagonale che rimbalza davanti a Lombardo e termina in rete. Finisce dopo 5 minuti di recupero.